Michele, partiamo da te, un gol che ha sbloccato il risultato, raccontalo, farà peraltro il terzo gol per te in campionato. Sì, sono molto contento perché veniamo da un continuo di buoni risultati e per me il gol è una grandissima soddisfazione per me personale, arrivare a quota 3. Spero di farne altri per contribuire al percorso della squadra. È stata una partita sofferta, però l'Ascoli ad ogni costo doveva tornare a vincere dopo le due ottime prestazioni con Lecce e Frosinone, in cui forse aveva raccolto meno di quanto avrebbe meritato. Sì, oggi abbiamo cercato di finalizzare al massimo la partita perché, per raccogliere più punti possibile e proseguire al meglio il nostro campionato. Peraltro è rimediato un'ammonizione, quella che costerà la squalifica, salterà il prossimo match con il Pisa. Sì, purtroppo sono stato ammonito e salterò una partita, ma cercherò di allenarmi al massimo per ritornare più meglio di prima. Il mister oggi è tornato al vecchio modulo con il trequartista. Come ti sei trovato e quali differenze noti rispetto invece all'altro modulo con i due davanti alla difesa? È il mio ruolo naturale fare la mezzala e cioè, mi trovo benissimo con questo, però se il mister decide di giocare a due per me cerco sempre di dare il massimo in qualsiasi situazione. La dedica per il gol? La dedica la faccio alla mia famiglia, ma soprattutto a mio padre che mi sta sempre dietro da quando abbiamo iniziato questo percorso e lo dedico soprattutto a lui. Marcel, partiamo dalla dedica anche per te. Lo dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia e alla sua famiglia. In settimana. Ah, ripeti, ripeti, scusami. Sì, lo dedico alla mia ragazza, alla mia famiglia e alla sua famiglia. In settimana avevi detto preferisco fare assist, preferisco fare l'ultimo passaggio, poi oggi cos'è successo? Sì, oggi ho invertito, diciamo, ho detto proviamo col gol, l'assist me lo tengo per le altre partite. No, scherzo, è una grande emozione, non capita tutti i giorni. Sono contentissimo soprattutto per i punti, poi il gol è sempre una cosa personale, molto bello. Un gol molto pesante che consegna all'Ascoli 3 punti. Avete visto la classifica? Il mister ha detto non l'ho ancora vista. Non l'ho vista sinceramente perché quando fai gol ti scrivono tutti, quindi devo rispondere prima ai messaggi. Però non pensiamo alla classifica come dice il mister, pensiamo partita a partita perché solo con la prestazione, come oggi anche e come l'ultima partita possiamo raggiungere il nostro obiettivo e questa è la cosa fondamentale. L'avevate preannunciato, insomma, lo sapevate che sarebbe stata una partita molto difficile e combattuta, così è stato effettivamente. Sì, lo sapevamo che venire a Ferrara è molto difficile perché loro hanno una squadra molto, con ottimi giocatori, in uno stadio difficile e non è scontato venire qua a fare punti, quindi c'era un momento da soffrire, un momento da giocare come abbiamo fatto e soprattutto in certi momenti anche dominare. Cosa vi siete detti a fine partita nello spogliatoio? Ah, una grande emozione, no? Ovviamente quando poi fuori casa abbiamo vinto tanto e quando torni a vincere è sempre bello, è una festa, il viaggio è sempre lungo, quindi è bello tornare a fare le ore in pullman vincendo con 3 punti. Il ruolino di marcia in trasferta è sempre stato ottimo per l'Ascoli, oggi ne è la conferma, peraltro con te salgono a 17 i marcatori della squadra. Sì, come già ho detto, sicuramente è una cosa positiva che abbiamo in squadra, nel senso che abbiamo tanti giocatori che possono fare il gol, però ti ripeto, è importante la compattezza, il gruppo, chi entra e chi sta fuori, questa è la cosa fondamentale che ci ha portato sempre in alto. Grazie e complimenti a entrambi. Grazie.